Farmaci troppo cari, il decreto anti Big Pharma dimenticato nei cassetti di Speranza. L'inchiesta su Fatto Quotidiano Millennium in edicola. Il provvedimento approvato dal governo Conte 1 su iniziativa della ministra Grillo non è mai stato pubblicato in gazzetta ufficiale. Permetterebbe allo Stato un maggiore controllo sui reali costi di produzione, sugli aiuti pubblici e quindi dei prezzi. Intanto altri paesi come Germania e Israele si stanno attrezzando su questo fronte in vista di una possibile cura per Covid-19. Coronavirus, l'ok del governo al testo comune presentato dalle regioni, ora passa in CDM. I nodi sono linee guida INAIL e mobilità dal 3 giugno. L'accordo apre a un'intesa sulle linee guida in vista delle aperture del 18 maggio. Fonti dell'esecutivo parlano anche di una riapertura dei confini ai paesi europei senza distinzioni, senza quarantena e autocertificazioni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche il decreto quadro per il 18 maggio. Mentre è probabile che slitti il DPCM sulle modalità della fase 2B, siglato accordo con le confessioni religiose, da lunedì riaprono anche sinagoghe e moschee. Fase 2, insomma, le nuove guida, le regole da rispettare in bar, ristoranti, negozi, mercati e sulle spiagge. E dal 3 giugno spostamenti tra regioni e frontiere aperte tra paesi europei. Negli stabilimenti saranno presenti steward per controllare il rispetto delle disposizioni e fornire informazioni ai clienti. Regola anche per le spiagge libere e le piscine. I gestori di locali dovranno conservare l'elenco delle presenze per almeno 14 giorni. Termoscanner all'entrata e ingresso vietato per chi ha una temperatura sopra i 37,5 gradi. Coronavirus, i contagi come infortunio sul lavoro. Il giuslavorista dice difficile provarlo. Sindacati dicono no allo scudo, servono chiarimenti. La ministra Catalfo ha detto in arrivo un nuovo documento. Il Cura Italia riconosce la copertura INAIL a chi si infetta sul lavoro, con la conseguenza che l'azienda ne risponde e rischia sequestri. La Confindustria chiede che siano esentate dalle responsabilità penali le imprese che rispettano i protocolli di sicurezza. L'Istituto chiarisce nessun automatismo tra infortuni e responsabilità. L'avvocato Bottini dell'AGI ha detto evitare che mezza struttura produttiva del Paese finisca sotto indagine. Colombini della CISL ha detto l'interpretazione non può essere lasciata ai singoli magistrati. USB invece scrive che gli industriali non vogliono regole e controlli. Coronavirus, relazione Copasir sulla app Immuni, rischi geopolitici non trascurabili, verificare che nessuno possa accedere ai dati. Pubblicata la relazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19. Il Comitato evidenzia diversi aspetti critici che dovrebbero essere corretti per evitare che l'efficacia della iniziativa risulti ridotta e si possano determinare rischi per privacy, sicurezza dei dati personali e gestione complessiva dal punto di vista epidemiologico dell'emergenza sanitaria. Notizie da Napoli e dalla Campania. Ex Cidio, ecco il sistema delle tangenti nella rete affaristi e politici campani. Hanno cambiato cavallo in pochi mesi pur di mettere le mani nella riqualificazione dell'ex area Cirio di Castellammare di Stabia. Un affare da oltre 20 milioni di euro. Rincorso dall'imprenditore Adolfo Greco, sotto accusa in altre vicende per rapporti con i casalesi, capace di trovare terreno fertile in personaggi di spicco del mondo politico campano, prima con Mario Casillo, voce autorevole del PD, in relazione alla battaglia politica in consiglio regionale, sulla possibilità di agire su realtà vincolate. Poi con i parlamentari Luigi Cesario e Antonio Pentangelo, rispettivamente coordinatore di Forza Italia ed ex presidente della provincia facente funzione, in relazione alla nomina di un commissario ad acta che avrebbe dovuto valutare la richiesta di Greco di mettere mano alla bonifica dell'ex Cirio.
Coronavirus in Campania, 2 decessi e 42 guariti nelle ultime 24 ore. Sono i due decessi legati al coronavirus registrati in Campania nella giornata di giovedì 14 maggio. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 396. Crescono ancora i guariti, sono 2522, più 42 rispetto a mercoledì 13 maggio, di cui 2215, un più 43, totalmente guariti, e 307, quindi un meno 1, clinicamente guariti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Conte presenta il nuovo piano regolatore di Treviso, riqualificazione e meno nuovo cemento. Sindaco lunedì in commissione per illustrare il progetto, dopo aver ribaltato il piano degli interventi di Manildo. San Polo, tecnico, muore a 37 anni, ha lottato per un anno contro il tumore. Lutto per la scomparsa di Diego Camatta, i colleghi dicono un ragazzo coraggioso e instancabile. Le shopping e le consegne, Amazon alla Trevigiana firmato Ascom, sarà attivo da inizio luglio e si chiamerà Treviso Now. 50.000 prodotti recapitabili gratis entro 24 ore in 137 punti nella marca. Andare al cinema post coronavirus, ecco la soluzione di un'azienda trevigiana, la Lino Sonego, inventato dei divisori che riproducono la forma delle ali e di una farfalla e creano attorno allo spettatore intimità e protezione, garantendo la visibilità dello schermo. Acquista 1.000 bottiglie di prosecco con un assegno cabriolet, imprenditore truffato. L'episodio era avvenuto nel novembre 2019. Il valore delle bollicine era di circa 2.500 euro. Ad architettare il raggiro ai danni di un'azienda di Vittorio Veneto era stato un 60enne piacentino che è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Ok al protocollo delle regioni, lunedì si parte, il governo ha accolto le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative presentate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sono state condivise dal governo. Ne dà notizia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine di un confronto tra i presidenti e l'esecutivo nazionale. Da Gorizia un appello a far ripartire l'Italia. Ziberna analizza preoccupato lo scenario con la Slovenia che dichiara finita l'epidemia e riapre tutto. Cari amici, ormai penso abbiate imparato a conoscermi. Cerco sempre di guardare avanti, affrontare concretamente i problemi e rimboccarmi le maniche per uscire dalle situazioni critiche. Evito le polemiche, soprattutto politiche, perché penso che ciò che sta accadendo richieda senso di responsabilità e unità. Oggi però non ci riesco. Così ha commentato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberla. Scontro auto-camion conducente incastrato, incidente del tardo pomeriggio in via Bodegon a Fontana Fredda. Ferito ma non in modo grave l'automobilista. L'incidente stradale intorno alle 17.30 a Fontana Fredda in via Bodegon all'altezza del laghetto Mangilli. Nel violento impatto tra un mezzo pesante e una Renault Scenic, il conducente dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere. Per estrarlo dall'abitacolo, la partenza appunto dei vigili del fuoco di Pordenone ha dovuto utilizzare pinze e cesoie. Il guidatore per fortuna è rimasto sempre cosciente e ha riportato ferite lievi. Migranti e rotta balcanica, controlli rafforzati al confine, vertice con le forze dell'ordine in prefettura a Trieste, si punta a dare nuovo impulso alle riammissioni in Slovenia. A Trieste si punta a un'ulteriore intensificazione dei controlli di retrovalico per contrastare gli ingressi irregolari. Il dispositivo di controllo della fascia confinaria messo in atto dalle forze di polizia sarà rimodellato in vista del progressivo allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nei paesi attraversati dalla rotta balcanica e in relazione all'andamento dei rintracci di migranti. Questo è stato il tema principale della riunione di coordinamento delle forze dell'ordine che si è tenuta appunto con il prefetto di Trieste, Valerio Valenti. Droga e armi non dichiarate in casa, un arresto a Maniago, nei guai un 49enne, già sotto la lente dei carabinieri, aveva creato un tiro a segno con la carabina in cortile.
si è svolta appunto ieri al Tribunale di Pordenone l'udienza di convalida dell'arresto di un 49enne di Maniago, eseguita dai carabinieri nel pomeriggio del 12 maggio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi, aveva attirato la preoccupata attenzione dei vicini di casa perché in giardino aveva improvvisato un tiro a segno con la sua carabina ad aria compressa. I militari erano quindi intervenuti anche per verificare la regolare detenzione dell'arma. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.